Sorelle e fratelli carissimi, i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria, Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. Questo ci ha detto la parola di Dio nel brano del Vangelo appena proclamato. I pastori, i poveri, gli emarginati e tutte le persone rappresentate da quei pastori si mettono in cammino senza indugio. Erode, invece, e i vari potenti di tutti i tempi hanno paura di questo bambino. Nel giorno del Natale la parola di Dio ci ha ricordato come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace. Anche noi questa sera ci siamo messi in cammino. Abbiamo camminato senza paure per incontrare quel bambino, il principe della pace, nella mangiatoia di Betlemme, casa del pane. E io vi saluto e vi accolgo qui, sorelle e fratelli carissimi, in questa cattedrale di Altamura, città conosciuta anche da tutti per il suo pane. Un pane da spezzare e da condividere, come la pace. Sì, perché abbiamo bisogno di pace, come il pane. Papa Francesco, che non ci stanchiamo di ringraziare per il suo ministero coraggioso e profetico, nell'enciclica Fratelli Tutti chiede che con i soldi risparmiati per le spese militari si costituisca un fondo a sostegno di chi muore di fame. La guerra è una pazzia e noi viviamo questo Capodanno in una tragica situazione di guerra. Pensiamo all'Ucraina, ma anche a tante altre guerre dimenticate. Permettetemi a questo punto un doveroso ricordo anche per il Papa emerito Benedetto XVI, che questa mattina ha concluso la sua lunga giornata terrena. Egli, che è stato uomo e pastore di dialogo e di pace, continui ad indicarci ancora cammini percorribili di dialogo e di pace. Le guerre vanno fermate, ci ricorda sempre Papa Francesco, perché le vittime sono tante, ma questo sarà possibile soltanto se noi smetteremo di alimentarle, se metteremo da parte interessi, piani geopolitici, avidità di denaro e di potere. Ci troviamo in questa notte a guardare al futuro con non poche preoccupazioni. Abbiamo bisogno di pane e non di armi, perché la povertà cresce sempre di più. Abbiamo bisogno, al sud come al nord, di una sanità a servizio delle persone, piuttosto che di aumentare le spese militari. Si parla di nuove bombe nucleari, l'abbiamo detto anche durante la marcia, questa sera. Italia, ripensaci. Uno degli impegni che ci siamo presi in questa marcia di Capodanno è quello di chiedere che l'Italia aderisca al trattato per la messa al bando delle armi nucleari. Abbiamo bisogno di investire per la difesa dell'ambiente, per aiutare chi è più debole, per saper accogliere chi fugge dalle guerre e dalla fame. E invece respiriamo un'aria pesante di paura. I poveri, i migranti ci fanno paura, ma è forse da loro che ci dobbiamo difendere? Così facendo rischiamo di essere più vicini ad Erode che ai pastori di Betlemme. Si apre un nuovo anno carico di attese di pace.
In questo 2023 ricorderemo il 30° anniversario della morte del venerabile Don Tonino Bello, mio predecessore alla presidenza di Pascristi e vescovo di Molfetta. Da questa sua e nostra Puglia facciamo risuonare ancora le sue parole, che possono valere oggi per tutta l'Italia. Puglia, arca di pace e non arco di guerra. Inoltre, il prossimo 11 aprile saranno 60 anni dall'enciclica Pacem in Terris del Santo Papa Giovanni XXIII. Il 2023 sarà anche il centenario della nascita del priore di Barbiana, Don Lorenzo Milani. Come non ricordare questa notte il suo testamento? L'obbedienza non è più una virtù. Proprio pochi giorni fa abbiamo ricordato l'entrata in vigore della legge sulle obiezioni in Italia, sulle obiezioni di coscienza, 50 anni fa. Lo stesso Papa Francesco, lo scorso mese di luglio, indicò ai giovani un modello di vita incarnato in un obiettore di coscienza, Franz Jägerstätter, il quale si oppose a Hitler in nome della propria coscienza e fu ghigliottinato il 9 agosto 1943. Durante la marcia abbiamo ascoltato testimonianze di obiettori di coscienza, di scelte di non violenza dalla Russia, dall'Ucraina, dalla Palestina. Quante persone oggi sono nel mondo artigiani di pace perché mettono la propria coscienza e la propria fede al primo posto, si mettono in cammino, si mettono in discussione, mettendo a rischio anche la propria vita. Sorelle e fratelli carissimi, amiche e amici carissimi, accogliamo anche noi questa sera quell'invito che Don Tonino Bello fece risuonare nell'Arena di Verona nel 1989. In piedi, costruttori di pace, la parola di Dio ascoltata nella prima lettura di questa solennità di Maria Santissima, Madre di Dio, guidi i nostri passi all'inizio di un nuovo anno, perché siano passi di pace. Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Amen. Così sia. Come in tutte le messe, di solito ci sono gli avvisi finali. Questa volta non sono solo avvisi, anche un gesto, però credo di interpretare il pensiero di tutti quelli che non sono della Puglia e ringraziare per l'accoglienza che abbiamo avuto in questa terra. Noi che arriviamo dal nord o da altre parti, grazie alla diocesi, alle persone, alle donne, agli uomini che ci hanno accolto. In piedi, costruttori di pace, lo diciamo anche per chi ci ha seguito in televisione, è la frase che abbiamo scritta sullo zainetto, ricordo e impegno. E come già il Vescovo diceva, l'impegno è Italia ripensaci, la messa al bando delle armi nucleari. Ma questo cammino è un cammino di marce che inizia da 55 anni e che oggi fa tappa ad Altamura. L'anno scorso eravamo a Savona e lì abbiamo pensato
che ci potesse essere un cammino chiamato Fari di Pace, toccando varie tappe prima di arrivare ad Altamura. Siamo stati a Savona, poi siamo stati a Genova, poi alla Spezia, poi il mese scorso anche a Napoli, dal porto alla cattedrale, per dire che abbiamo bisogno di porti aperti alle persone e chiusi alle armi. E in questo cammino abbiamo voluto, e qui chiamo Mariangela di Cogoledo, vicino a Savona, che è già qui vicino a me, abbiamo fatto firmare dal Vescovo di Savona questa bandiera, quindi chiamerei anche Monsignor Gero Marino, il Vescovo di Savona, che accogliamo con un applauso. Su quella bandiera, Don Gero, ci sono due firme, se non sbaglio, la tua, Vescovo di Savona, e poi quella del Vescovo di Genova. E altri vescovi liguri. Abbiamo camminato in piedi, costruttori di pace. E allora a questo punto chiederei a Don Giovanni di venire e firmare questa bandiera, che è un saluto, un augurio e un impegno perché possiamo continuare ad essere costruttori e artigiani di pace. Grazie. E a questo punto lascio ancora la parola al Vescovo, che ci deve dare sì due notizie, due cose, e dire due cose importanti. La prima è questa. Quest'anno ad Altamura annunciamo, così, perché già la diocesi di arrivo dell'altra marcia, Dio piacendo, 31 dicembre 2023, la diocesi di Gorizia accompagnerà quest'anno e accoglierà del 23 la marcia per la pace. Quindi un saluto dalla cattedrale di Altamura a tutti noi, alla diocesi e al vescovo di Gorizia, che ci accoglieranno, a Dio piacendo, l'anno prossimo. Seconda notizia, invito, un breve pensiero. Il vescovo Luigi Bettazzi, 99 anni, qui in mezzo a noi. Grazie, grazie. Mi avevano sconsigliato di venire fino ad Altamura alla mia età, perché sono già verso i 100 anni, ho già compiuto i 99, ma ho detto le ho fatte tutte le marce fin dalla prima del 31 dicembre 1968 dal paese di Papa Giovanni, le ho fatte tutte, non potevo mancare ad Altamura. Ecco, vi ringrazio perché ho trovato tanta gente che mi si ricordava, e così posso rinnovare 54 auguri come tutte le marce che noi abbiamo fatto. Auguri di buon anno, di un impegno di pace. Io dico sempre che il Signore è nato a Betlemme per poi venire in ogni Eucaristia, perché ogni Eucaristia è Natale, è Gesù che viene. È nato a Betlemme, ma è venuto ad Altamura stanotte e viene per renderci insieme, comunione tra di noi e per portare la comunione nel mondo. Papa Benedetto, ecco, che già col Signore diceva: ricordatevi che hanno insegnato ai diaconi a dire la messa è finita, andate in pace, e invece è andate
missa est, la missione. Siete venuti per volervi bene tra di voi, adesso la missione è di portare la solidarietà e la pace nel mondo. Auguri da questa messa e da tutte le messe.